fine della messa sarà impartita a chi non l'ha ancora ricevuta la cenere, le ceneri dunque benedette nel mercoledì delle ceneri subito dopo la Santa Messa. Inoltre sappiate che l'Istituto Mater Buoni Consigli domenica 7 maggio alle ore 15 a Verua Savoia in Piemonte fa delle cresime, viene il vescovo per delle cresime, dunque chi avesse bisogno di essere cresimato si rivolga a loro e si faccia conoscere e si annunci. Inutile ricordare che purtroppo le cresime impartite da vescovi consacrati dopo il 1968 sono da considerarsi nulle. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Gesù Cristo, dopo aver subito il battesimo e dopo che tutti, anche il diavolo, udirono la voce, questo è il Figlio mio, diletto nel quale mi compiaccio, ebbene lascia il Giordano e non molto distante da lì sale, come ci dice il testo, sale nel deserto. Infatti quel deserto nel quale lui ha voluto esporsi, condotto dallo suo spirito alla tentazione, è quello che oggi si venera come il monte della quarantena. Allora, chi è stato nella Terra Santa, il sottoscritto non ci è stato, ma noterà quella molto singolare geografia, se si pensa che il Mar Morto si trova a meno 400 metri sotto il livello del mare, Gerico a meno 200 metri, e non molto lontano da lì dunque anche il Giordano, e al di sopra di 473 metri è il Monte della Quarantena, un vero monte molto selvaggio, molto scosceso. Salendo altri 300 metri di dislivello si arriva a Gerusalemme. Ebbene, quella valata è chiamata valata Dammin, che significa del sangue. Quella valata, chi è stato lì e ci ha fatto vedere delle foto, è veramente una valata estremamente scoscesa e ispira proprio rispetto, se non timore, e si chiama valata del sangue perché era lì la patria, e si diceva ancora qualche decennio fa che lo era tuttora, la patria dei ladroni, che non avevano paura di ammazzare chi passava per derubarlo. Uno di questi era quell'uomo, infatti, battuto e lasciato mezzo vivo, mezzo morto là, di cui poi non si occupavano i sacerdoti, ma il buon samaritano. E siccome quell'uomo è stato sconfitto lì dai ladri, è lasciato lì mezzo morto, e che questo avvenimento narrato nella parabola del nostro Gesù Cristo ricorda Adamo sconfitto dal demonio, e che rimane lì mezzo morto, lì vuole andare Gesù Cristo a sconfiggere stavolta però lui il diavolo. E siccome il diavolo ha tentato Adamo, sì, San Gregorio dice anche per la gola, ma soprattutto anche per la superbia e per l'avarizia, videro che la mela è buona, sarete come dei, superbia, conoscerete il bene e il male nel loro intimo, ci spiegano i padri della Chiesa, avarizia, perché dicono l'avarizia non è solo
verso la pecunia, i soldi. L'avarizia può esserci anche verso tutto quello che è oggetto di conoscenza. Voler avere conoscenza, non conoscere per amare. Adamo ha ceduto, è stato sconfitto, e Gesù Cristo invece va, lui, a sconfiggere Satana. Infatti, vediamo, senz'altro, Gesù Cristo stramortito dalla fame, ma non dimentichiamo, è sempre lui che gestisce quella fame. E non solo, lui gestisce tutto. Lui che va nel deserto, non condotto da uno spirito superiore a lui, perché colui che conduce Gesù Cristo nel deserto è lo Spirito Santo, non è superiore a Gesù Cristo, anzi è il suo spirito che insieme dal Padre come da unico principio procede, è lui che va nel deserto, è Dio che va nel deserto e vi porta un'arma tremenda per Satana, questa volta che lo farà vincere, un'arma che Satana non immagina, lui che ha udito, ma questo San Giovanni Battista dice che è il Messia, dunque dovrebbe essere il figlio di Dio, andiamo a vedere se è Dio. Voi sapete, l'arma di Gesù Cristo con la quale lo sconfigge non è la sua divinità, quella la nasconde, lo sconfigge con la sua umanità. Tu, angelo ribelle, hai ingannato la natura umana più debole di te, che sei un angelo, ebbene tu sarai sconfitto dalla natura umana più debole di te, ma siccome nella tua superbia, per quanto tu sia intelligente, sei talmente accecato che soccombi anche al più debole di te, la natura umana. E così il Cristo va nel deserto e anzi stana il diavolo. Non solo lo stana, dobbiamo pur dire anche lo provoca. Lo provoca, sì, perché ricordando sempre che il Cristo ha l'iniziativa di tutta l'operazione, che anche comprende la fine, è il Cristo che manda via Satana. Non se ne va lui da solo, adesso basta, no, no, vai, vattene Satana. Perché, vedete, era comunque un gran quesito per Satana, che però poi nella sua superbia e accecato non mette insieme i pezzi, ma inizia, per così dire, a dare numeri e non sa da quale parte andare e come prenderlo, il Cristo, da un lato sente che è Dio, poi però vede un Cristo che ha una fame che quasi sta morendo. E questo è Dio, un uomo ridotto così è Dio. E senz'altro, per quanto riguarda la fame, sicuramente questo non è Dio. Però c'è un'altra cosa che ha anche osservato Satana. Lui durante i 40 giorni che digiunava non aveva fame. Perciò il quesito, ma questo qui è Dio o no? Uno che digiuna durante 40 giorni e durante 40 giorni non ha fame. Questo non è da uomini. Anche Mosè, anche Elia hanno digiunato 40 giorni. E cioè il vero e proprio digiuno, nel senso non come lo facciamo noi o come lo fanno i musulmani, il Ramadan, che non si mangia tranne la notte o si mangia poco, come noi diciamo, no, no, proprio non avevano niente mangiato. Però la grande differenza è che Mosè e Elia, mangiando niente con l'aiuto divino, però avevano fame durante 40 giorni.
il Cristo durante 40 giorni non aveva fame. Postea esuviet. Lì tira fuori l'arma. Eccomi, una debole natura umana stramortita dal digiuno. Vieni. Dio è uomo. È uomo o è Dio? Non si sa. E lui dunque, abbiamo detto, che lo provoca. È lui che sconfigge l'avversario, abbiamo detto, non con la divinità, ma con la sua natura umana. E attraverso la natura umana, attraverso le sue risposte. Non dice mai, guarda, io sono Dio, vattene. Non parla mai in prima persona Gesù Cristo, ma... L'uomo vive anche del pane, non tenterai Dio tuo, così che ogni volta Satana dice non si capisce chi ho davanti. Alla fine però, come abbiamo detto, lo manda via, perché nel frattempo Gesù Cristo l'ha sconfitto e nella sua natura umana, cari fedeli, lo rivedremo, Gesù Cristo ha sconfitto la concupiscenza, la triplice concupiscenza. Nella sua natura umana ha sconfitto la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della vita, cioè la concupiscenza della carne, le passioni basse, degli occhi l'avarizia, il possedere, ogni tipo di cosa, anche conoscenze, e soprattutto la superbia, la compiacenza in se stessi. E questa vittoria sul Cristo è il nostro tesoro che abbiamo ricevuto al battesimo, perché in virtù di questa sua vittoria, noi digiunando e praticando la virtù, vinciamo anche noi, in noi, la triplice concupiscenza. Sì, quando le risponde dunque, l'uomo non vive di solo pane, o non tenterai il Dio tuo, Gesù Cristo abilmente nasconde la sua divinità. Non dice non posso cambiare le pietre in pane, non dice neanche che lo posso. Dice semplicemente c'è anche un altro modo di sfamarsi quando si ha molto fame. Sì, e non solo. San Gerolamo, per quanto riguarda la prima tentazione e per quanto riguarda l'aspetto del Cristo che non solo stana, provoca, ma anche acceca il suo avversario. Come una buona tattica di guerra, fa impazzire l'avversario, gli fa credere prima che è là, poi là, e quando si sposta lo colpisce. Così il Cristo è un grande stratega che inganna proprio con stratagemmi il suo nemico, che non sa più dove andare per attaccarlo. E San Gerolamo lo esprime: se al suo comando le pietre possono diventare pane, allora invano tenti alla gola un così potente. Chi può più, può anche meno. Se invece non può fare quel miracolo, invano sospetti che fosse Dio. Dunque tu già in partenza hai sbagliato tutto. E saresti così intelligente, anzi, saresti l'angelo il più intelligente, ma la superbia ti ha accecato. Come il diavolo ha accecato tutti, così invisibilmente viene accecato da Cristo. Lo percepisce come avendo fame dopo 40 giorni e non capisce che durante 40 giorni non ebbe fame. Non avrebbe dovuto capire uno che ha il potere di non avere fame durante 40 giorni, ha anche il potere di sostenere la fame che poi permette di avere dopo 40 giorni? O quando gli veniva il dubbio che non fosse Dio, per via della grande fame, non considerava che l'atleta forte è capace di abbassarsi anche ad esercizi meno impegnativi? Così San Gerolamo, ma anche San Giovanni Crisostomo, mostrano infatti assurdità del tentativo da parte del diavolo di venire a conoscenza
se il Cristo è Dio o no. Infatti, alla fine, il diavolo è cacciato a mani vuote. Alla fine non è riuscito a sapere se il Cristo è Dio o no. E infatti ci dice anche il Vangelo d'altra parte, se ne va ad tempus. Per un periodo se ne va, perché ritorna il diavolo. Perché non gli lascia pace questo Cristo. È Dio o non è Dio? Lo devo sapere. E dice l'unica cosa è mettiamo la morte. Suggeriamo a Pilato, suggeriamo a tutti i suoi nemici semplicemente di mettere a morte, così vedremo. E infatti subisce in questa ulteriore prova la sconfitta definitiva, Satana. È tanto più definitiva che alla fine perfino si pente, perché vi è dei padri che dice il sogno della moglie di Pilato di non avere niente a fare con questo giusto, perché già aveva capito, questo mi ha ingannato, questo mi sta vincendo con la debolezza di una morte ignominiosa sulla croce, sono sconfitto e sei sconfitto e ti ha sconfitto. Sì, ma direte, allora è finito? Con la morte di Gesù Cristo e la sua resurrezione, il Cristo ha stanato, provocato, sconfitto il diavolo per sempre? Sì. Non continua il diavolo? Oh sì che continua il diavolo. Come può continuare a tentare Gesù Cristo? Adesso sa che è Dio, sa che è in cielo, sa che è glorioso. Che senso ha tentarlo ancora adesso? Un grandissimo senso. Ma che senso ha? Nel senso, dove? Come appigliarsi al Cristo che è glorioso in cielo? E come si può appigliare ancora al Cristo? Ma come? Andrebbe il diavolo in cielo? No. Ci sono i suoi battezzati sulla terra. Sono membri del suo corpo mistico. Sono per così dire carne della sua carne. Sono vita della sua vita. E lì si può sì ancora tentare, e perciò il diavolo sì che tenta, però lì dove per così dire il Cristo in terra continua, cioè nei battezzati. Perciò sempre San Giovanni Crisostomo, chiunque tu sia, che dopo il battesimo hai da sostenere maggiori tentazioni, non ti turbare. Hai ricevuto le armi non per soccombere, ma per combattere. Quante anime dicono, ho avuto una vita tremenda, mi sono convertito, adesso mi sono confessato, ho fatto gli esercizi spirituali, vita regolata, e mica adesso mi capano tutte. Adesso che vivo in pace col Signore, mi succedono di tutti i colori, al lavoro, in famiglia, dappertutto. Risposta di San Crisostomo, ma certo. Certo, perché il diavolo va a tentare i figli di Dio e Dio permette queste tentazioni affinché tu sappia che sei diventato più forte con la grazia battesimale ricevuta, affinché tu non ti insuperbisci della grazia ricevuta. Ah, io adesso una persona a posto, prima vivevo nel peccato, mamma mia che vizio, adesso sono morigerato, guai a te. Dio permette che tu sia tentato affinché il diavolo stesso sperimenti che la rinuncia che tu hai fatto il giorno del battesimo è vera ed efficace e consumata. Lui deve sperimentare che non ha più presa su di te. E anche lo permette Dio per ottenere che tu metta più in risalto questo onore, questo segno, questo marchio del battesimo che tu hai ricevuto. Deve risplendere come una medaglia d'oro ricevuta e acquistata sul campo, che brilla al sole quando è stata attaccata al petto. Il diavolo dunque tenta coloro
che vede costituiti in maggior grado di virtù. Chi sono coloro che sono costituiti in maggior grado di virtù? E sono i figli di Dio. Alla differenza dei figli del diavolo, sembra paradosso, ma i figli del diavolo dal diavolo non vengono tentati. Viene tentato la persona onesta, viene tentato il coniuge fedele, devoto e ligio, non viene tentato il fedele che tradisce il coniuge infedele che tradisce fornicatore, assolutamente no. Non viene tentato il ladro, colui che inganna e corrompe, è disonesto negli affari. Tranquillo, vai pure avanti che non ti faccio niente, anzi ti mantengo bene in vita e ti procuro pure ricchezza. Ah, si dice che nei centri delle grandi città della lussuria sono proprio senza lavoro, i diavoli stanno fuori la città in sedia sdraia con le gambe incrociate, aspettare che il tempo passa perché fanno tutto loro. No, i figli del diavolo non vengono tentati dal diavolo. Questi sono nel mondo, vivono del mondo, del peccato e sono dunque già sconfitti dal diavolo e ubbidiscono per via dei fatti al diavolo, anche se poi dicono no, io al diavolo non voglio ubbidire, ma gli stai ubbidendo, guarda la tua vita. No, il diavolo tenta i figli di Dio, perché i figli di Dio, abbandonando la triplice concupiscenza, ancora una volta, della carne, degli occhi e della vita, che abbandonano la superbia, che lottano contro la superbia, contro l'avarizia, contro la concupiscenza della carne. Questi che fanno ciò sono già nel deserto, perché quello è il deserto. Essersi sottratti al mondo. Cari fedeli, ebbene, tutto questo per dire dobbiamo andare in deserto. Non è una scelta così, una gita. È un ordine, comando della Chiesa. A proprie spese dobbiamo pure fare quel viaggio in deserto, non ce lo paga nessuno. 40 giorni dobbiamo andare in deserto per poi festeggiare col Cristo il giorno della resurrezione e ancora di più nel giorno della Pentecoste. E allora voi sapete che Sant'Agostino gli piace molto passare dai numeri alla realtà e dalla realtà ai numeri. 40 giorni, dice, è la passione con il Cristo per poi, dopo 50 giorni, gloriosamente trionfare con lui il giorno della Pentecoste, perché dice il numero 40 si ottiene moltiplicandolo per 1, 2 volte per 20, 5 volte per 8 e 4 volte per 10, e se sommi i numeri 1, 2, 4, 5, 8, 20 e 10 arrivi a 50. Ecco la spiegazione di Sant'Agostino, bella, simbolica, perché il numero 40 esprime la passione e la penitenza e il numero 50 poi la trionfale gloria dopo la resurrezione, quella ricevuta dello Spirito Santo. Sì. Vedete, così dunque entriamo, e in questo spirito, cari fedeli, vogliamo entrare nel digiuno. Nel digiuno che la settimana scorsa è stato anche ben spiegato in che cosa consiste. Il digiuno è sempre, e San Giovanni Crisostomo, consiste nel astenersi dalle cose cattive. Si può dire in un modo più semplice, il vero digiuno è astenersi dalle cose cattive. L'avere fame, dice, è il desiderio delle cose cattive. La consumazione di questo cattivo desiderio è rappresentato dal pane. E chi fa uso del peccato, cioè chi asseconda il desiderio e lo soddisfa, è colui che invece di seguire il Cristo, le pietre le cambia in pane, consuma il peccato. Dunque, rispondete al tentatore, al diavolo, chi
vi suggerisce di peccare. Convertire le pietre in pane. Non solo mangiando pane vive l'uomo, ma nell'osservanza dei comandamenti di Dio. E in questa risposta, pensiamo bene, Gesù Cristo cita la Sacra Scrittura, Deuteronomio 8:3. Mosè disse al popolo: Dio ti afflisse con la penuria e ti diè per cibo la manna non conosciuta da te, né dai tuoi padri, per farti vedere come non di solo pane vive l'uomo. Dunque, ma da ogni parola che proceda dalla bocca di Dio. Dunque, non è semplicemente, non basta, non serve solo mangiare, bisogna anche pregare e fare le cose spirituali. No, è di più. Cita Mosè per dire: tu, diavolo, qua a pochi chilometri da Gerico e Gerusalemme, mi dici di cambiare le pietre in pane? Ma ci vuole niente, vado al CRAI a Gerico, mi compro 2 panini, 3 mezzini e la cosa è fatta. Non serve che io scomodi il mio potere divino di operare miracoli, tanto più che questi miracoli li farò e li sto facendo mica per sfamarmi a me, ma per provare alla gente che io sono veramente Dio, perciò faccio miracoli. Dunque, in questo tuo tranello io non ci cado. Invece, purtroppo, troppo facilmente noi cadiamo nel tranello della anche molto bassa e misera tentazione della carne e procediamo a convertire le pietre in pane consumando i nostri peccati, sì? La parola creatrice di Dio può anche conservarci la vita e non è la prima volta che Dio interviene. Anche nei tempi moderni grandi santi hanno moltiplicato di pane, hanno sfamato orfanotrofi interi quando mancava il nutrimento per noi, cari fedeli, invece di andare di testa e pensare che bisogna fare non so quale provviste per i tempi che vengono, comprarsi congelatori megalattici per metterci dentro tutto e le scatolette, senz'altro un minimo di provvidenza, però lasciarsi montare la testa e andare in ansia per non sapere cosa si mangerà quando una volta magari non c'è più da mangiare è una grande esagerazione. È molto meglio concentrarsi a combattere in se stessi le cattive concupiscenze e lasciare a Dio, che può fare benissimo ripiovere la manna dal cielo come l'ha creata sul momento per il popolo eletto nel deserto. Era un cibo veramente miracolosamente creato. Sì, con questa tentazione Gesù dunque ci ha meritato la grazia di vincere la tentazione della carne. E allora abbiamo noi coraggio di prendere veramente sul serio questo digiuno quaresimale. Non dobbiamo meravigliarci se la fame poi ci morde. E quando morde la fame è il momento di dire: come morde adesso la fame e io con la grazia di Dio resisto, così voglio resistere a ogni altro peccato, alla vanagloria, alla superbia, all'ambizione, alla tentazione della disonestà di ogni tipo. Poi però, vedete, se con la grazia di Dio dovessimo riuscire, infatti, a trionfare, caspita, primo anno, digiuno, ho superato, non ho ceduto, e poi ho visto che è anche entrato una calma in me, sono diventato più buono, più paziente con i miei prossimi familiari, ma guarda un po', anche lì mi sono sempre arrabbiato, adesso rimango bello calmo, mansueto, ma guarda un po', ma veramente, ma sono un santino, ma veramente rassomiglio quasi già a Santa Teresa del Bambino Gesù, riposata, serena, bella, mamma mia, che bello essere santi, io sono un santo. E siamo già caduti nella trappola della seconda tentazione, la vanagloria. Che lui che ha vinto la concupiscenza della carne e si compiace della sua virtù, si sente un santino ed è già caduto dal tentatore al di sopra del tempio. Anzi, il sentirsi consolidato nella virtù,
lo pone proprio quello sul pinacolo. Essere portati dal diavolo sul pinacolo adesso, bene bene, qui abbiamo acquisito una virtù, qui siamo veramente blindati, qua non mi succede più niente. Sei già sul pinacolo del Tempio. La vanagloria, la falsa sicurezza, la presunzione di se stessi. Ah, io le cose le so, a me non mi inganna nessuno. Gesù si è fatto condurre sul pinacolo del Tempio affinché tu digiuni, cioè ti astieni dal consentire alla vanagloria quando il tuo cuore ti suggerisce sentimenti di esaltazione di te stesso. Il cuore lo suggerisce. Sono stato a Medjugorje, lì c'è veramente qualcosa di grande, mi sono sentito dentro bene, una pace. Quasi quasi sei già saltato giù. E giù, infatti, ti aspetta l'agenzia viaggio Medjugorje avanti e indietro. No, state attenti, non dare retta al cuore, che frase pericolosa. Al contempo dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore e al contempo non dobbiamo dare retta al cuore. Sì, sono vere tutte le due perché sotto aspetti diversi. Io il cuore lo devo mettere a servizio e eccitarlo ad amare la secca verità stampata in lettera nel catechismo. Devo esercitare il mio cuore ad amare quelle verità. Non le impressioni che mi invadono. Non ci vuole niente al diavolo mandare attraverso anche false madonne sentimenti molto profondi e religiosi. Sì, è un grosso peccato, sapete, quello che suggerisce lì il demonio citando il Salmo 90. Buttati giù che c'è scritto nel Salmo che Dio tanto ti prende e tu non ti fai male. Intanto applica male la scrittura perché quel Salmo non parla del Messia ma semplicemente dell'uomo giusto che Dio aiuta a non peccare. Ma in più lo sta inducendo al grande peccato contro il primo comandamento che è tentare Dio e ne riparleremo. Alla fine... E San Matteo lo pone alla fine perché Adamo è stato tentato così alla fine, conoscerà il bene e il male, la tentazione contro l'avarizia. Sì, la concupiscenza degli occhi che riguardano i beni, il potere, la gloria. E vedete come ci siamo resi conti che eravamo già sul pinacolo, sentendo Gibelli Santini. Ci insegnano i padri della Chiesa, tu stai pensando, valutando con ansia, con impiego di tantissimo tempo, la gestione dei tuoi beni, dei tuoi averi, della tua vita, della tua salute, della tua casa, del tuo lavoro. Sei già sul alto monte. Sei già portato sull'alto monte e facendo questo stai negligendo il culto di Dio? E negligendo il culto di Dio per conservare i tuoi beni e i tuoi affari capiti nella situazione che devi commettere un peccato, una bugia, un inganno? Hai già adorato Satana? Rammentiamolo bene. No, io mai della vita adorerei Satana. Il giorno prima magari ho ingannato qualcheduno negli affari. L'ho già adorato. Cari fedeli, voglio solo in conclusione, dopo aver abbastanza già strapazzato la vostra attenzione, ma ricordare la risposta di Cristo: non tentabis Dominum Deum tuum, non tenterà il Dio tuo,
cosa vuol dire tentare Dio? Tentare Dio, ci insegna il catechismo, è mettere alla prova Dio per sapere senza ragione vera se è veramente buono. Senz'altro, se faccio un incidente stradale e sto andando giù con il precipizio con la macchina, griderò a Dio: se sei tu, salvami, e se mi salvi io qui faccio un capitelo. Non ho tentato Dio. In una situazione di estremo pericolo della mia vita, l'ho invocato e praticamente gli ho chiesto: manifestati. Ma se così pieno di santità che sono, dico io salto giù dal tetto perché normalmente mi dovrebbe chiappare sotto, io ho tentato Dio. E questo il diavolo chiede. Ed è un peccato, sapete, contro la virtù della religione, esattamente come la superstizione. Cos'è la superstizione, mi chiederete? Sapete cos'è la superstizione? Il catechismo ci dice: un culto divino reso a chi non è Dio, o un culto reso al vero Dio, ma in malo modo e indegnamente. E sotto questo concetto, in realtà, vi è l'idolatria, la divinazione, la conoscenza del futuro per vie non stabilite da Dio, la vana osservanza, andiamo a vedere nella tazzina come sarà domani l'esito del mio affare, la magia, magia nera, effetti mirabili fatti con cause e mezzi occulti, spiritismo, magnetismo, ipnotismo, tutto questo. Tutto questi sono, come appunto il tentare Dio, cari fedeli, gravissimi peccati. In parte, come si suol dire, che non ammettono neanche parvità di materia. Perché, cari fedeli, voglio attirare la vostra attenzione su di questo. Voi sapete quanto facilmente giovani oggi, come per scherzo, sono tirati dentro in sedute spiritiche, eccetera. E giustamente i genitori sono preoccupati, dicono: le amicizie sì, però vediamo bene, perché poi come per gioco ci si mette lì a interrogare, a fare, vedere se Michael Jackson mi risponde dall'aldilà e quant'altro. Ma non solo i giovani, perché esiste anche il rito, perfino tradizionale, nel quale esplicitamente si invocano adoratori di idoli, idolatria, dove si fa riferimento a un Dio che non è Dio, a un Dio che sarebbe quello anche dell'Islam e dell'ebraismo talmudico. Mi direte: ma dove, padre, esistono messe dove si fa questo? E esistono, e sapete cosa? Esistono anche così in latino. Ma mi vuole dire dove? Ve lo dico. Lì dove si manifesta pubblicamente nel canone che si fa la messa insieme con Bergoglio, una con Francesco, adoratore della Pacciamama, promotore dell'idolatria, promotore dell'apostasia del Concilio Vaticano II. Ah sì, ma è una parolina, poi io tanto la so come la penso. No, tu la sai come la penso. Questo è un atto pubblico. Tu sei presente nel banco e non puoi scusarti: no, ma io so come la penso io. Se nell'atto pubblico viene nominato l'idolatra, l'apostata, tu non puoi essere presente. Oggettivamente è un gravissimo peccato contro la religione. Sì, ma io non so. Per fortuna che non sai. Però per tua malfortuna adesso te l'ho detto. Forse avrei dovuto dire niente? No, dobbiamo dire, perché la confusione si fa sempre più grande, e se è già così fatica e ha costato così tanta fatica al Cristo di meritarci queste grazie per noi, dobbiamo noi anche fare fatica per coglierle. E perciò chi ha capito questo deve sapere che se assiste a nuova vecchia messa in comunione con la nuova congrega del Concilio, pone un atto contro la religione. Deve iniziare a riflettere e decidere nel suo cuore. Certo, c'è sempre l'ottavo sacramento dell'ignoranza, però
per chi ha udito non più. Chiediamo dunque, tornando a noi, cari fedeli, per intercessione della Santa Vergine Maria, di ottenere un entusiasmo nell'affrontare questo digiuno, volere non con le nostre forze, ma con le forze del Cristo, andare proprio a stanare, per così dire, provocare, adesso attenzione, dobbiamo usare le parole, non il diavolo, però la nostra virtù, sottomettendoci in obbedienza al comandamento del digiuno vero e proprio, affinché lottando contro il morso della fame, digiuniamo anche da ogni altro male che ci rende difformi nel corpo e nell'anima, per unirci poi sanati e gloriosi col Cristo nel giorno della resurrezione. Padre, Figlio, Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Credo in unum Deum.